Buonasera, buonasera, bentornati a Sette Giorni e bentornato a Massimiliano Grasso. Buonasera. Massimiliano. Grazie, Stefano. Buonasera a te e a quanti ci seguono sui social. Allora, ehm, parliamo di Blue Economy subito, perché oggi c'è stata, l'altro giorno, c'è stata una conferenza stampa in regione dove, insomma, sono stati annunciati alcuni investimenti su questa Blue Economy che riguarderanno un po' tutto il territorio, compresa vecchia. Sì, diciamo eh, c'è stata una conferenza stampa della vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angerilli che ha illustrato le misure di questo fondo dedicato proprio alla Blue Economy e ai comuni costieri eh, del Lazio. Di fatto, è, una, è il rifinanziamento del, del fondo per questa annualità. Si tratta complessivamente di 12 milioni e mezzo. Di euro che saranno ripartiti tra 24 comuni costieri, appunto, di tutta la regione. Chiaramente Civitavecchia avrà un ruolo molto, molto importante, anche perché la ripartizione è basata su criteri che vanno, eh, che tengono conto della popolazione di ciascun comune, della sua superficie, partendo comunque da una base per eh, ciascuno di almeno 50.000 euro. Nel caso di Civitavecchia saranno. Qualcosa più del doppio a disposizione, quindi oltre 100.000 euro. E poi ci saranno appunto dei, dei progetti che potranno essere finanziati, che riguarderanno il, il, il recupero costiero piuttosto che la, la mobilità di questi comuni. Quindi aree di parcheggio. Eh, di scambio di, di snodo, quindi anche scambio intermodale, eh, c'è anche, anche una parte dedicata alla digitalizzazione e ai progetti turistici. Quindi, come ha sottolineato giustamente eh, Roberta Angelilli, diciamo così che la Blue Economy può eh, sicuramente riguardare diversi aspetti eh, che vanno dal, dallo sviluppo turistico allo sviluppo economico to-cure al, al recupero diciamo così, anche della parte marina quindi ci, sono, ci saranno anche progetti per il recupero della plastica dal, dal mare piuttosto che progetti di antinquinamento eh, delle acque quindi diciamo così che eh, con questo fondo e con questa misura della Regione Lazio si capisce si può comprendere fino in fondo l'importanza a 360 gradi della Blue Economy e tutti gli aspetti che può eh, riguardare. Poi lo ha sottolineato anche eh, subito dopo la conferenza stampa, la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Emanuela Mari, che è la consigliera del nostro territorio, che anche ha fatto bene a insistere appunto su alcune particolarità del fondo e su alcune peculiarità che consentiranno alla nostra città, presentando dei progetti. Adesso il tema è appunto quello di farsi trovare pronti eh, a rispondere a questa call, diciamo così, a questo avviso della Regione Lazio che ci sarà per poter eh, presentare appunto dei progetti che potranno essere finanziati con la quota aspettante al Comune di Civitavecchia Progetti che deve presentare l'amministrazione comunale? Certo, assolutamente mm. sì, sulla base appunto di quelle misure, di quegli ambiti di cui parlavamo prima, insomma, quindi ci sono veramente tanti aspetti che possono essere tanti progetti che possono essere finanziati, quindi ci aspettiamo adesso faremo anche da pungolo un po' così all'amministrazione affinché Civitavecchia non perda questa opportunità eh, grazie alla Regione Lazio. Sai se ci sono già delle idee? Ma su questo. Comunque, quali possono essere le vostre che magari suggerirete? Diciamo che Civitavecchia può toccare tutti questi aspetti che possono essere finanziati dalla legge perché eh, andiamo da, da progetti che potrebbero riguardare la marina, eh, quindi lo sviluppo proprio e la sistemazione costiera. Della, della marina a progetti come diciamo prima per il turismo per l'accoglienza per la digitalizzazione dell'accoglienza eh, turistica a progetti che poi possano riguardare anche l'aspetto più diciamo così eh, del, delle acque marine in, in, senso, in senso stretto quindi eh, si tratta veramente di mettersi al lavoro e di presentare delle, delle idee delle progettualità che per quanto ci eh, avrebbe riguardato avremmo inserito nel programma sotto diversi aspetti perché eh, avevamo già diversi progetti che potevano eh, andare in continuità con quelli presentati alla precedente amministrazione, proprio ad esempio sulla digitalizzazione del, del, del turismo, del turismo costiero, e quindi del turismo che viene dal mare, eh, piuttosto che eh, progetti che riguardano appunto l, eh, lo sviluppo proprio del lungomare e del, del litorale. Insomma, quindi. Secondo me si possono fare tante cose sulla marina, che tra l'altro è già oggetto di interventi. Proprio in questi giorni la mareggiata abbiamo visto dei giorni scorsi, ha, eh, è andata diciamo così a incidere sui lavori che sta facendo l'autorità portuale per l'apertura della bocca a sud. Diciamo che nel, ancora ovviamente non essendo ancora pronta la sezione di quello che sarà la, la barriera il, il prolungamento della barriera, c'è stato un vero e proprio crollo. Diciamo così, però. Vediamola in positivo perché quella barriera di massi già che sono stati eh, predisposti in attesa poi di essere ovviamente eh, perfezionati e fortificati, se non altro ha, ha protetto questa volta l'anfiteatro della Marina che già negli anni scorsi era stato oggetto proprio di eh, danni molto molto ingenti, ricorderete che si erano alcune parti aperto proprio e spaccato in due, adesso l'altra barriera per quanto posticcia, chiamiamola così, ha, ha protetto quantomeno l'anfiteatro in attesa poi della realizzazione della vera e propria barriera soffolta che l'amministrazione ha detto eh, essere ormai pronta a partire con i lavori già all'inizio del prossimo anno e quindi tra il 2025 e il 2026 dovrebbe finalmente proteggere realmente la marina e consentire poi come era nel nostro programma anche di realizzare un vero e proprio arenile, una vera e propria spiaggia sulla marina facendo in modo che il mare non la porti via. Ma eh su questa barriera soffolta di cui si è discusso molto anche in campagna elettorale ricordo ma non sarebbe meglio versa? No no diciamo che <ride> la barriera soffolta è il nome hai, hai detto eh. giustissimo è, è quella che c'è attualmente esatto. e che essendo fin troppo soffolta eh. non è servita a, a nulla. nulla questa volta sarà una, una barriera diciamo la barriera soffolta è il nome dell'intervento per richiamare la sostituzione ma sarà un vero e proprio una vera e propria barriera a protezione del, del litorale sì. no? hai sì. fatto benissimo a sottolinearlo questo aspetto perché proprio eh, l, l, il fatto di, eh, di, di aver avuto per tutti questi anni una barriera soffolta, probabilmente che è, quindi lo diciamo per chi non è pratico, è a pelo d'acqua sostanzialmente. Mm. In realtà non è servita evidentemente a proteggere, soprattutto dalle grandi mareggiate eh, che certo. interessano quel tratto, ma assolutamente quindi non è servita assolutamente a nulla. Ma questo lo si era capito già subito dopo i primi mesi della realizzazione. Eh, perché se ricordate ci fu un tentativo iniziale di mettere anche della spiaggia, della sabbia, diciamo così, sulla marina, ma è stata immediatamente portata via dal mare. No, no, questa volta sarà una vera e propria barriera, per non chiamarlo un vero e proprio piccolo antemurale. Insomma. Ecco. Cambiamo argomento, perché l'altra settimana ci accennavi di questo problema all'interno del centro Carlo Kenis. Ci sono delle novità? Pare che sia partita una raccolta firme, puoi confermarlo? Sì, perché poi diciamo che appunto l'amministrazione, per delle segnalazioni da parte di alcuni associati del, del centro, aveva ritenuto di dare un indirizzo al dirigente, di valutare addirittura la revoca della convenzione con l'associazione. Proprio. Quindi non parliamo di un commissariamento o di una sostituzione del presidente, che neanche si potrebbe fare, perché oggi queste APS, cioè associazioni di promozione sociale, sono delle associazioni tra privati sostanzialmente ducur che poi hanno in convenzione in gestione in virtù di una convenzione dei centri come quelli comunali. Però la vita associativa è una vita regolata dalle normali dallo statuto dell'associazione e quindi su quella diciamo che il comune non può entrare, può entrare fino a un certo punto, può vigilare sicuramente sul rispetto della convenzione, ma non può decidere ad esempio di sostituire il presidente o perché tutto è rimesso poi alla volontà dei soci. E a questo punto i soci, proprio in vista di questo atto che ci auguriamo possa essere riconsiderato dall'amministrazione, con cui ancora vorremmo anche avviare un dialogo per capire bene quali siano stati i motivi che possano aver portato a questo tipo di scelta, so che è partita una raccolta di firme tra gli associati che sono oltre 200, anzi quasi 300 e che in gran parte stanno appunto scrivendo al, al sindaco chiedendo. Di, eh, appunto, di riconsiderare la, la, la decisione della, della giunta anche alla luce del fatto che altrimenti sarebbe tutta l'associazione a doverci rimettere in questo senso e quindi c'è ancora da verificare quali siano state le motivazioni e soprattutto se siano motivazioni di, di, di qualche singolo associato, di pochi eh, associati che magari avevano avuto delle. Eh, di diatribe interne come è normale che ci sia in tutte come si dice nelle migliori famiglie insomma <ride> però da lì ad arrivare alla revoca della convenzione mi pare insomma eh, ce ne corra quindi siamo fiduciosi che però si possa mh, dialogare arrivare a un dialogo con l'amministrazione per arrivare a una soluzione che non sia di, di questo genere tra l'altro Massimiliano ti dico questo aneddoto insomma personale che però appunto rientra in questo discorso perché proprio l'altro giorno ero al supermercato e nella, nella fila verso la cassa, una signora che partecipa appunto al eh, che fa parte del centro Carlogani. mi ha detto che fanno un sacco di cose, Assolutamente quel, sì. In quel posto, cioè, veramente sono delle cose sono anche molto utili: corsi di ginnastica. Diverse attività, corsi di ballo di sì. ginnastica, oltre che comunque appunto di socializzazione, perché eh, di fatto eh, credo ci sia anche una sorta di una mini pista, diciamo così, per eh, giocare a bocce, un mini campo da, da bocce o altre attività, oltre alle escursioni, ai, ai viaggi. Insomma, eh, sicuramente è un punto di riferimento importante per tante persone. Perché parliamo, ripeto, di ben oltre 200 iscritti. Quindi, è sicuramente appunto un, un riferimento. Tant'è che eh, sono tre i centri a Civitavecchia. E oltre a questo ci sono l'Anna Magnani e l'Edda, uh -huh. e, e quindi diciamo che credo che la notizia abbia un po' scosso anche l'ambiente degli altri cerchi, dei circoli, perché i centri, eh, perché appunto arrivare a proporre la revoca di una convenzione non è cosa eh, da poco. Quindi mi auguro proprio che si possa arrivare a chiarire, diciamo così. Eh, quanto accaduto o non accaduto questo ancora non si è capito lo, lo, lo si potrà vedere e sicuramente fare in modo che non siano gli anziani o gli iscritti a doverci rimettere perché per loro è un punto importante addirittura credo che una delle lamentele eh, che sicuramente però non è tale da poter giustificare una revoca della convenzione fosse quella di aver avuto pochi giorni di apertura ad agosto per dire per dire quanto è importante Soprattutto per le persone che magari sono sole o rimangono sole durante le vacanze e così via, quanto è importante l'attività che si svolge in, in questo centro, tra, al punto da dover scrivere perché i giorni di apertura erano pochi, perché evidentemente magari eh, molti de, anche degli, de, dei soci erano fuori. Con le famiglie e quant'altro, e quindi erano rimasti veramente in pochi, e quei pochi hanno scritto per rivendicare la possibilità di avere il centro aperto. Quindi arrivare invece addirittura a revocare la convenzione mi pare insomma, che sia un atto da ponderare molto, molto attentamente e capire se effettivamente ci siano le motivazioni e quali possano. Essere state, perché altrimenti insomma, ritengo che ci possano essere diverse altre strade da, da battere, senza andare poi ad incidere sull'attività dell'associazione, quindi senza andare a eh, penalizzare così tante persone che ogni giorno si recano al centro per poter stare insieme, per poter stare in compagnia, svolgere le attività più diverse, come dicevi tu? Tra l'altro, appunto questa signora. Mi invitava insomma, a, a, a parlarne di questo di quest argomento, l'abbiamo evidentemente visto la puntata precedente. precedente. L'avevamo anticipato, diciamo. Esatto, quindi insomma in l'abbiamo accontentata per certi versi, anche se però... E continueremo eh, a seguire eh, la infatti, questione. Anche insomma. perché una delle questioni, almeno i rumors, dicono che probabilmente c'è stata un qualche cosa... Una qualche ingerenza al, al, quando c'è stata la, la campagna elettorale. È possibile che possa essere stata una cosa del genere da parte del presidente? Di questa... No, io questo non lo so eh. approfonditamente, però mi sento di escludere perché una delle motivazioni che potrebbe, diciamo così, ar ehm, far arrivare. A mettere in discussione la convenzione è qualora il, il centro, l'associazione, avesse svolto attività politica. Ah, okay. Ma svolgere attività politica ha un significato ben preciso anche in italiano, quindi eh, avrebbe significato che la Presidente o chi per lei o tutta l'associazione eh, avrebbe dovuto svolgere appunto questa attività politica, quindi mettendosi lì a fare campagna elettorale, mm. Mm -hmm. piuttosto che qualche comizio all'interno mm. o cose di questo genere. Da quello che so... Non è avvenuto assolutamente nulla di tutto questo, c'è stata qualche visita, compresa quella del sottoscritto, durante la campagna elettorale, in cui per quanto mi riguarda, ma credo anche per la, gli altri candidati a sindaco con cui si sono trovati, non c'è stata neanche consegna del materiale né discorsi addirittura elettorali. Semplicemente un giro per salutare le, le persone, molte delle quali poi eh, si conoscono e ci conosciamo eh, già certo. a prescindere, quindi nessun tipo né di attività. Eh, propagandistica in senso stretto né soprattutto di attività politica da parte del centro perché ripeto: non c'è stato neanche la consegna dei classici Santini o quant'altro. Quindi, se fosse questo il motivo, perché ancora non è chiaro quale sia poi uh -huh. il, il motivo scatenante, mi pare che sia un motivo del tutto inconsistente almeno per quanto mi riguarda. Ma credo di poter dire lo stesso anche per Paolo Poletti. So che c'è stato uh -huh. in visita al centro, ma come si può visitare una qualsiasi struttura comunale, come se fosse anche magari un impianto sportivo adesso, per dire senza essere stati a fare campagna elettorale in modo diciamo così nel vero senso della parola e peraltro mi risulta che non sia stato precluso questa, questa possibilità a nessuno cioè chi, poteva, chi voleva poteva chiedere un, un appuntamento per semplicemente salutare le, le, le persone o anche semplicemente il direttivo e quindi poi eh, andare via senza alcun tipo di attività, quindi non credo che possa trattarsi di questo, però è chiaro che l'unico vero motivo per cui si potrebbe essere arrivati a ipotizzare, diciamo così, una, eh, una rescissione, diciamo così, una revoca della Convenzione potrebbe essere questo, perché altri motivi, rispetto a quello che dicevo prima, magari a questioni tra soci o quant'altro, dovrebbero e devono essere all'interno dell'Associazione. Quindi adesso però lo seguiremo con molta attenzione, perché comunque, è un tema importante, un tema che poi potrebbe eh, creare anche un precedente rispetto agli altri centri, quindi bisogna capire con attenzione e io dico serenamente arrivare a una soluzione che, ripeto, sia la meno traumatica possibile per gli anziani, ma io dico anche per la presidente stessa che svolge da anni un'attività meritoria, credo che le venga riconosciuta, visto che è stata rieletta con una grandissima eh, maggioranza nei, nei, negli anni scorsi ed è una persona che comunque si dedica eh, tutto il giorno e tutti i giorni all'attività del centro, quindi assumendosi anche delle responsabilità, non, non da poco, perché comunque si tratta poi di avere, eh, ripeto, due 300 persone eh, eh, intorno al centro. Quindi mi pare che sia anche un, una questione mh, ingiusta porla così rispetto all'attività della Presidente stessa e quindi bisognerà chiarire che cosa è accaduto, se è accaduto qualcosa e quali possono essere i rimedi tra virgolette anche dal punto di vista amministrativo senza arrivare a una soluzione di questo genere. Quindi ben venga secondo me la raccolta di firme per dimostrare la bontà poi dell'attività del, del centro stesso perché se eh, 100-200 persone si mettono a chiedere diciamo così di poter proseguire questa attività credo insomma che debbano essere considerate seriamente al di là del del fatto se ci può essere stato un qualcosa che riguardi il singolo persona o la singola presidente in, eh, in questo caso. Insomma, quindi mh, continueremo a seguire con molta attenzione e molto seriamente questa vicenda. A proposito di raccolta firme, eh, ma è vero che è iniziata praticamente la, da parte del comitato referendario la raccolta firme per la eh, cosiddetta provincia. Porta d'Italia? Allora, come avevamo annunciato, eh, non è ancora iniziata la raccolta operativamente, quella mm -hmm. vedrà. Fa... Si, si vedrà anche all'esterno perché si verranno fatti dei banchetti, classici banchetti o gazebo e quant'altro. C'è stata una prima riunione per mettere a punto il quesito referendario, che eh, la prossima settimana verrà definito e sottoposto anche, ovviamente, a degli esperti prima di poter poi formalizzare la richiesta. Di referendum, confermiamo che non sarà una semplice consultazione popolare, ma un vero e proprio referendum cittadino. Quindi, con tutte le sue eh, potenzialità da un punto di vista amministrativo, perché si andrà a chiedere eh, sostanzialmente, tecnicamente, per poter dire sì alla provincia di Civitavecchia, alla provincia porta d'Italia con Civitavecchia protagonista, si dovrà di fatto chiedere la revoca o l'abrogazione della delibera eh, recentemente fatta, la prima delibera fatta dalla nuova amministrazione con cui si era revocata la precedente delibera di adesione. Un gioco di parole, però tecnicamente va imbastito così e appunto ci saranno, ci sono degli esperti che sono al lavoro per definire il, il quesito. A quel punto serviranno almeno 2.000 firme raccolte e eh, anche diciamo così autenticate da consiglieri comunali. Che potranno, eh, come accade anche in occasione della presentazione delle liste, per esempio per le elezioni, autenticare le firme che poi verranno sottoposte a una commissione in base al regolamento delle consultazioni popolari e dei referendum alla segreteria generale, al segretario generale e si dovrà poi tornare in consiglio comunale per eh, votare sulla indizione effettivamente del, del referendum. Dicevo, eh, da un punto di vista... Eh, amministrativo e giuridico e sicuramente il referendum è molto più forte perché la consultazione popolare avrebbe un effetto soltanto politico mentre il referendum qualora raggiunga il quorum avrebbe un effetto abrogativo eh, vero e proprio è chiaro che dall'altra parte c'è la, 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 la difficoltà comunque diciamo l'impresa da raggiungere la sfida da affrontare è più è Sicuramente più, più forte e più importante perché bisogna, affinché il referendum sia valido come tutti i referendum, deve raggiungere un quorum che è la metà più uno degli eventi di diritto al voto. Ciò cioè è che gli eventi di diritto al voto sono circa 43.000, se non vado errato, quindi parliamo di almeno 22.000 persone che dovrebbero recarsi poi a votare qualora il referendum venisse effettivamente. Indetto. È una bella sfida, però è chiaro che è anche una sfida per testare, poi effettivamente diciamo quanto eh, Civitavecchia e Civitavecchiesi vogliono essere protagonisti anche da un punto di vista di assetto territoriale. Di questa provincia si parla da, da decenni. Anzi, la prossima volta ho ritrovato, eh, perché in Consiglio Comunale ho fatto anche cenno ai famosi adesivi che ricorderete: Cv, Civitavecchia Provincia che venivano messi sulle targhe sul, sul retro delle macchine quando ancora sulle targhe c'era la sigla della provincia ho ritrovato anche una rassegna stampa del compianto Gigi Seghenzi che era un appassionato di questo con, che con ritagli della stampa locale addirittura affondava eh, mi pare che i primi eh, avessero, facessero riferimento addirittura agli anni 60 anche in questo caso avremo modo di portarli e di, di parlarne per vedere eh, diciamo così quanto effettivamente eh, sia sentita e da quanto tempo la tematica di Civitavecchia Provincia. E non vale il tema, come dice qualcuno, ha provato anche il sindaco a dirlo il Consiglio Comunale. Dice: sì, ma quella era Civitavecchia Provincia, questa sarebbe un'altra cosa, perché comunque sarebbe una provincia, provincia porta d'Italia, perché giustamente fa riferimento al porto di Civitavecchia e all'aeroporto di, di Fiumicino, che sono le due porte d'accesso alla capitale e quindi al nostro paese, ma anche se il nome per certi versi è ancora più, più bello e più, più affascinante, ma fa riferimento al fatto sicuramente che Civitavecchia sarebbe protagonista, così come in tante altre province, pensiamo a Pesaro Urbino, una delle prime uh -huh. col doppio capoluogo, qui sicuramente avremmo eh, pari dignità con, con il comune di, di Fiumicino e quindi entreremmo da protagonisti. L'alternativa è che se comunque eh, quando comunque andrà avanti la, la presentazione del disegno di legge in Parlamento, e, e, e questo appunto dovesse essere approvato dal Parlamento, noi ci troveremmo a dover scegliere, in ogni caso, a subire questa scelta con l'istituzione della provincia, che avrebbe comunque i numeri anche senza Civita Vecchia, a dover scegliere perché altrimenti rimarrebbe una ciambella praticamente al centro: tra aderire comunque alla nuova provincia o aderire al massimo alla provincia di Viterbo, perché in ogni caso. Non confineremmo più con la città metropolitana di Roma perché a sud avremmo Santa Marinella e Tolfa, e quindi Civitavecchia non potrebbe rimanere un enclave della città metropolitana. Quindi dovremmo magari entrare allo stesso modo nella provincia, no, anziché da protagonisti o, o, o in alternativa in quella di Viterbo. Ah. Ma lo faremmo, come dire, trascinati dentro per forza d'inerzia e per la legge, anziché da protagonisti. E quindi allora sì, lì che in quel caso magari ci potremmo scordare di essere il capoluogo o perché gli altri avrebbero già fatto tutto sostanzialmente, non, non per altro. Quindi secondo me, se questa scelta deve essere fatta, va fatta con la giusta partecipazione popolare e credo che nessuno strumento meglio di, del referendum possa appunto coinvolgere la, la popolazione. L'ultimo credo che venne fatto, eh, c'era l'amministrazione di Sio, se non sbaglio, sul carbone, se non vado errato, quindi da allora poi... Referendum vero e proprio, non sono stati più ammessi, ci fu un tentativo anche per il forno crematorio, ma non passò perché ci fu una qualche causa ostativa dal punto di vista tecnico sull'ammissione del, del, del quesito e, e quindi e poi il Consiglio Comunale votò contro. Se non sbaglio, l'amministrazione Cozzolino. Quindi vedremo adesso, visto che uno dei motivi per cui l'amministrazione PND bene ha detto di voler revocare la precedente delibera, era il, mancato, il presunto mancato coinvolgimento. Popolare, adesso noi eh, raccoglieremo le firme e poi ci presenteremo in consiglio comunale con questo coinvolgimento popolare e vorrò vedere cosa voterà l'amministrazione, se ammetterà il referendum oppure se si comporterà in linea con quelli che sono gli attuali, alcuni degli attuali suoi alleati del Movimento 5 Stelle in passato e quindi cercherà in tutti i modi di non consentire questa espressione della, della volontà popolare. Alcune domande, sempre su questo tema. La prima, ehm, ci sono dei tempi tecnici che bisogna rispettare, sia per la raccolta firme che per l'indizione poi eventualmente del referendum? No, su questo poi vedremo magari più avanti in dettaglio quello che prevede il regolamento, però i tempi tecnici, c'è cioè il numero diciamo, delle firme, il, il quorum da raggiungere almeno le 2000, poi quello dipende da noi, dipende dai comitati referendari, che si tratta, lo voglio dire, di un comitato eh, apartitico, nel senso che ci sono eh, espressioni da tutte le forze politiche, ma anche da centrosinistra, poi peraltro, perché ci sono autorevoli esponenti del centrosinistra che si sono eh, già eh, espressi favorevolmente per la provincia e che quindi potranno partecipare. Non ci saranno marchi o bandiere di partito e però quindi c'è questo coinvolgimento che proprio vuole essere il più ampio possibile. Ritornando a quello che dicevo prima, poi nel caso in cui appunto, si arrivasse alla raccolta di firme ci sarebbe tutta una roadmap, diciamo così, fissata dal regolamento che andrà eh, rispettata fino al voto in Consiglio Comunale di ammissione o meno. Però sono convinto, eh, conoscendo... Il, il sindaco, in particolare, conoscendo Marco Bien Bene, che è sempre stato un convinto sostenitore appunto del sentire la popolazione, sentire i cittadini, ascoltare i cittadini, che qualora noi arrivassimo a raggiungere il quorum per quanto riguarda le firme, non credo che avrebbe alcuna difficoltà poi. Diciamo così a, eh, indire a indire il referendum eh. e far esprimere serenamente i cittadini. Poi a quel punto, ovviamente, si vedrà da, quel, da lì si vedrà quello che effettivamente la volontà, la, eh, quello che la città vuole. Insomma, ma credo che anche dal tenore del suo discorso in Consiglio Comunale, al Consiglio Comunale Aperto, non ci siano difficoltà eh, di, di, di questo genere, anche appunto conoscendo la storia di, di Marco bene. Da, da consigliere, da militante politico, prima ancora e adesso anche da, da, sindaco. da sindaco. Altre due domande a cui ti chiedo risposte appunto brevi perché abbiamo un paio di minuti ancora. Eh, siete fiduciosi sul fatto che riuscirete a raccogliere queste 2000 firme? Non sono tantissime. Assolutamente sì, su questo mm. appunto ci stiamo organizzando e abbiamo, diciamo, in queste, in queste settimane perché proprio pien di Bene aveva fatto una battuta in Consiglio di Cinesso, non ho visto banchetti, non ho visto chissà se ci riuscirete, se lo farete, ma in queste settimane abbiamo voluto eh, proprio far sì che si allargasse, diciamo così, il comitato e che potesse essere potesse, diciamo così, raggiungere quanti più settori della società civile eh, possibile nei suoi rappresentanti per poi partire operativamente con la raccolta firme vera e propria, ma noi siamo ovviamente Fiduciosi che non siano le 2000 firme l'obiettivo. Sicuramente quello del quorum del ecco, referendum infatti voleva essere la seconda è molto domanda. molto più ambizioso <ride> perché, insomma, il eh. 50% più uno non va a votare nemmeno per le elezioni esatto. Proprio eh, mi hai anticipato tu questa eh. volta, anche andando a vedere quello che è stato l'esito: diciamo soprattutto il voto, soprattutto il ballottaggio. Eh, poi sì. dei, dei votanti, si tratta sicuramente di un obiettivo ambizioso. Eh, però su quello poi vedremo, insomma, anche come, come andare a svolgere la campagna referendaria vera e propria, che in ogni caso restituirà sicuramente dei segnali politici. Poi è chiaro che noi partiamo per raggiungere l'obiettivo del, del quorum e quindi del voto, perché è chiaro che raggiungere il quorum, la maggior parte sicuramente di quelli che andranno a votare voterà a favore della provincia, quindi eh, non si tratterà poi di vedere quanti sì e quanti no, di vedere proprio quanti sono, andati quanti cittadini si saranno espressi e saranno andati a votare, ma questo lo vedremo cammin facendo. Noi invece ci vediamo fra sette giorni. Assolutamente sì, eh, anche oggi è volata via questa <ride> mezz'ora, speriamo di aver dato delle informazioni comunque eh, importanti, peraltro... Eh, mi chiedono spesso di dare anche informazioni di servizio perché eh, diciamo che con grande piacere ci sono tante persone che ci seguono e quindi cercheremo anche di eh, mettere a punto, a punto il, il nostro target per raggiungere anche con informazioni utili e, e di servizio al di là di quelle che sono, possono essere i commenti o le notizie relative alla vita politico-amministrativa. In, uh, in senso stretto. Intanto magari qualche informazione mm. ve la do io, la potete vedere naturalmente questa trasmissione sia sulle piattaforme social, appunto sia Facebook che YouTube, e poi naturalmente anche su Cimonline.it. Grazie Massimiliano per essere stato qui. Grazie con a noi. te Stefano e grazie a quanti ci hanno seguito anche questa settimana sui social. Grazie anche a voi da parte mia, una buona serata a tutti e un buon weekend.